sarà un video assaggi di tre. Cioè, nel senso, sto girando tre video assaggi perché ho tre cose da dover assaggiare, comprate da me ovviamente con i miei soldini, quei pochi che mi sono rimasti, e perché qui a Livorno ha aperto un negozio che si chiama Willy B Smart. Willy B Smart è un negozietto di oggettistica varia, quindi varia dalle cose per la casa, cartoleria varia, merchandising, tipo io ho trovato anche dei cose di Harry Potter, quindi volevano vedere, mi stavano anche dicendo: Claudia, prendici, portaci a casa con te. Invece no, sono stata brava, non ho preso niente. E appunto ha anche cibo particolare, ossia cibo giapponese, americano, c'è un po' di tutto lì dentro. Infatti ho visto c'ha le lattine di bibite, penso siano bibite gassate alla frutta, con Pokémon e Sailor Moon. E io ho detto no, va bene, ok, io devo trattenermi ogni volta che entro lì dentro, perché sennò io prendo tutto. Però sono stata brava, ho preso solamente tre cose da dover assaggiare e farò tre video, non è un video unico, faccio tre video. E oggi andiamo ad assaggiare... Questi sono i WTF cookie con peanut butter e white cream, senza zuccheri aggiunti e senza olio di palma. Quindi dovrebbero essere dei biscotti con della glassa sopra e ripieni di burro d'arachidi. Quindi andiamo ad aprirli. Sembrano dei macaron. Sembrano dei macaron. Ok, packaging carino, anche la grafica è molto simpatica, mi piace, però potevano limitare l'uso di plastica, ecco. Si presentano così. Mamma mia, profumano tantissimo di burro d'arachidi e cioccolato bianco. Quindi, assaggiamo. Oh mamma. Allora, ha una glassa abbastanza spessa di cioccolato bianco e uno strato di burro d'arachidi sotto. E il biscotto è croccante. Io credevo fossero dei biscotti tipo morbidosini. Invece no, sono proprio dei cookies. Buoni. Buoni. Basta. Anche se non me li finisco. Allora, no, allappano un pochino. Allora, buoni. Equilibrio perfetto di sapori. Non si sente tantissimo il burro, cioè non è invadente né il burro d'arachidi, che comunque è il burro d'arachidi lo conosciamo, essendo salato, tende un po' a coprire gli altri sapori. E di conseguenza nemmeno il cioccolato bianco è tanto invadente, perché essendo comunque uno strato abbastanza, non troppo spesso, ma nemmeno troppo sottile, va benissimo ad amalgamare il tutto, e in bocca è proprio un'esplosione di sapori. Io pensavo fosse una cosa stucchevole, che sapeva o solo di cioccolato bianco o solo di burro d'arachidi, tipo che ti si attacca al palato, e invece no, questi stravincono. Ci sono anche l'altra versione con crema Oreo, tipo, mi pare. Quella poi la proverò, perché se questi sono buoni, quelli lì devono essere fantastici. Però adesso li leviamo, perché se no me li finisco, io mi conosco. Quindi direi che il voto per questo prodotto è un bel 8. Non è un bel 8, perché comunque sì, mi aspettavo un biscotto morbido, tipo Jaffa Cake, invece è proprio un cookies bello croccante. La glassa sopra di cioccolato bianco non è troppo dolce, quindi si fa mangiare bene. E anche lo strato di burro d'arachidi non è troppo troppo spesso, quindi non c'è il rischio che si attacca al palato e ti crea quella patina che ti va ad annullare tutti gli altri sapori. Quindi ha un buon prodotto, sono i WTF cookie. Dunque, questo era uno dei video assaggi. Adesso ho altre due cose da assaggiare, quindi vediamo come va.
Ovviamente se il video vi è piaciuto spolliciate e condividete sui vostri social network. Andatevi ad iscrivervi anche agli altri miei social network, i cui link li trovate tutti quanti in info box. Inoltre vi invito a iscrivervi al canale e cliccare la campanella per non perdervi le notifiche dei prossimi video che usciranno. Se anche voi avete provato questo prodotto, fatemi sapere come vi siete trovati, se l'avete assaggiato, sono curiosa di sapere anche il vostro parere. Io vi saluto, vi mando un bacione grandissimissimissimo. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!